In una Napoli multietnica si intrecciano i destini di Alfonso e Gaian, che si ritrovano a condividere gioco forza una catapecchia eretta abusivamente su un tetto di un palazzo nel cuore del quartiere srilanchese della città. Into Paradiso, un film di Paola Rangi. Into Paradiso è la storia di Alfonso D'Onofrio, interpretato da Gianfelice Imparato, che è uno scienziato precario che perde il lavoro all'inizio del film. Affo, non fargli il credino, non fare come me. Trovati una raccomandazione. Una raccomandazione? Io non conosco a nessuno. No, signore, lo conosco. Lo conosco. Tu ti ricordi a Vincenzo? E chi è? Vincenzo Cacace. Dice che ha fatto fortuna. Lo fa l'imprenditore. C'è un articolo qua, signore. Decide di chiedere una raccomandazione, ma non è molto pratico, e quindi finisce nelle grinfie di Vincenzo Cacace, interpretato da Peppe Servillo, che è un aspirante politico corrotto. Presidente, è arrivato il signor Antonio D'Onofrio. Alfonso. E chi? Guarda chi stiamo. Carissimo Alfonso! Che portate? Il pastarello. No, seguimi, seguimi. Sono sfogliatello che mi ricordava che ti piacevano. Come stai? Insomma. Cioè, lo sai che stanno facendo tagli all'università, non rinnovano i contratti. Mi hanno licenziato, dice. Ma vedrai, vedrai che le cose cambieranno quando io sarò eletto. Questo è il mio bigliettino elettorale. Lascia il tuo numero di telefono a Rosalia e mi raccomando, esprimi la preferenza. Ti saluto da Fo, saluto mia mamma tua. Veramente è morta 4 anni fa. Io desideravo fare un ritratto dell'Italia multiculturale, contemporanea, e volevo farla ribaltando un po' le prospettive e soprattutto con un po' di ironia. E quindi ho scovato questa meravigliosa comunità di Sri Lankesi a Napoli, che è una città altrettanto affascinante, e quindi siamo partiti con questa avventura. L'Italia. L'Italia è una terra di lavoro. Dobbiamo creare una sinergia tra la vocazione industriale e la vocazione turistica del nostro paese per creare nuova occupazione. Facciamo fare un passo avanti a questo nostro bel paese. Vota Vincenzo Cacace! Pronto. Don Fefe, illustrissimo. E attraverso questa storia si racconta l'integrazione di un napoletano nella sua città. Cioè, con la macchina da presa, come dico io, messa da un'altra parte. Cioè, l'integrazione non degli srilanchesi a Napoli, ma di un napoletano nella comunità srilanchese. Già quando scrivemmo la sceneggiatura ci trovavamo, insomma, davanti a questa situazione, che era una situazione che ci dava particolarmente gusto. Cioè, all'idea che un precario e un extracomunitario prendessero in sottoscacco, sotto sequestro, e sostanzialmente trasformassero in un tamagotchi un politico corrotto, insomma, di bassa lega. Io non sono più la spensierata. Tanto al fuoco, sei brutto. Sono Pilar è morta e mio zio, il pessimo Ortega, mi ucciderebbe se solo sapesse. Non temo, Ortega. Alfonso è un personaggio particolare. Quando vuole cercare di analizzare la realtà e di capire che cosa gli sta succedendo, mette i tappi nelle orecchie e esclude la vita, perché la vita fa rumore, quindi se la togli, a questo punto stai solo dentro te stesso. La mia è una storia un po' complicata. Io descrivo un sogno ad occhi aperti, cioè faccio vedere che cosa accade nella mente sua quando fa le prove di questo discorso che deve fare a questo commissario di polizia immaginario. Qua mi viene a raccontare che tu sei responsabile di 2 punti, corruzione, complicità in omicidi, sequestri di persone, minacce, istigazione a delinquere, concorso in attentato ad edifici di pubblica utilità. Senza parlare poi dell'associazione mafiosa e del fatto che tu detieni una pistola senza porto d'armi, è sicuramente non dichiarata, no. Utilizzata a scopo di delitto o addirittura di strage. D'altra parte,
Tu di questi non sai proprio niente. E quindi non puoi nemmeno parteggiare. E neanche puoi fare il pentito. Ma sei serio, o no? Ma se te ne vieni alla polizia in queste condizioni, minima ti danno 30 anni di galera. Senti a me. Forse è meglio che te ne vai. E come faccio? In tuo paradiso io mi ha colpito molto da un punto di vista stilistico, da un punto di vista proprio di linguaggio cinematografico che ho trovato nuovo, molto evocativo. Penso che Paola Randi abbia un gran talento e che spero che verrà fuori col tempo. Durante la manifestazione, oltre ai film e ai documentari, è stato anche presentato il libro di Emilia Costantini, Oltre lo specchio. Al centro della vicenda una storia di handicap, che non è soltanto un handicap fisico, ma anche un handicap sociale. L'handicap fisico può essere una grande tragedia, ma il vivere, l'essere nati e il vivere in una famiglia dove non c'è amore, dove c'è violenza, brutalità, devastazione o miseria può essere un handicap sociale ben più grave di una malformazione fisica. Rosalba, che ama Danilo, un ragazzo in carcere, decide di scrivergli ogni giorno una lettera e ricorre così all'aiuto di Katia, la sua amica del cuore, costretta a vivere su una sedia a rotelle. Un gioco che ben presto si rivela pericoloso. Dalla vita in poi, un film di Gianfranco Lazzotti. È la storia fra due persone che non si conoscono. Non si conoscono visivamente, però invece si conoscono per lettera, un po' come nel Cyrano. Sì, dottore, guardi, accontenterei volentieri, però purtroppo le sale sono tutte occupate, a parte quella del 41 bis, ma non so se è il caso. Va bene quella. C'è una bellissima scena nel film in cui Filippo Nigro e Cristiana Capotondi si incontrano per la prima volta ed è veramente emozionante perché è una scena senza parole fra due persone che non hanno il coraggio di dirsi nulla perché quello che, insomma, che stanno provando in quel momento è al di sopra della loro conoscenza della lingua italiana, però è veramente un dialogo vero. Il film è in realtà una commedia con un gusto molto francese, ossia si ride in maniera molto elegante e ci si commuove. Ed è questo che Danilo e Katia dovranno insegnare ai loro figli con il loro esempio. Ed è, anche se a noi uomini è concesso alle volte di sbagliare, soltanto Dio poi alla fine avrà il diritto di giudicare. Nel frattempo Danilo e Katia dovranno accompagnare i loro figli finché non sapranno camminare con le proprie gambe. E a noi è l'amore di Danilo e Katia che interessa. Altra scena molto intensa, molto vissuta, è stata quella dell'inseguimento, quando appunto il protagonista Torriero scappa per le campagne e c'è un inseguimento un po' alla Guardia e Ladri. Parete. Che significa? Io sono il cattivo, tu sei la guardia. M'hai preso. Il personaggio di Rosalba è un personaggio che a distanza di tempo vedo ancora in modo ancora più nitido. È una ragazza senza filtri e riconosco in lei una grande fanciullezza. Si comportano un po' i miei figli che passano
dalla risata al pianto, alla nevrosi, all'arrabbiatura, tutto in una frazione di secondo. E lei reagisce esattamente nello stesso modo. Che faccio? O scendo a prendermele, oppure sali tu a portarmele. La scena quindi confina in segno in cui lei si maschera, proprio si mette la vestaglia leopardata perché nella sua mente è il massimo dell'erotico, il massimo della seduzione è proprio il leopardato, l'eccessivo rossetto rosso e i capelli magari tutti ricci come una leonessa. Grazie. Come ti chiami? Maria Giorno. Bello. Io Rosy. Fai l'uomo. Questo rapporto fra i due protagonisti, in cui appunto il rapporto di forza insomma si ribalta, è una cosa molto ben raccontata, anche con ironia, e insomma lo abbiamo apprezzato molto tutti quanti. Corpo Celeste. Questo film è stato presentato a Cannes in una categoria secondaria al concorso, dove è stato molto apprezzato. Il degrado del Sud Italia è rappresentato con voce pacata, ma spietata, attraverso l'esperienza di una ragazzina cresciuta fino ai 13 anni in Svizzera. Questo film è la storia di un'educazione sentimentale, diciamo, di una bambina, che viene dalla Svizzera e si trova in Calabria. Quando lei si prepara per la cresima, fa gli esercizi per questa preparazione, capisce che il prete è molto mondano. La Chiesa deve essere di nuovo protagonista, deve tornare a proporre degli eventi straordinari. Fai la propaganda per un onorevole e così via. Io invece faccio la parte di un piccolo prete che abita in un paese disabitato, da solo, che medita, un vecchio prete, e che è custode di un grande crocifisso. E Gesù che urla, tu come te lo immagini? Buono. Con gli occhi azzurri, che ti vuole abbracciare. Sì. In qualche modo fa capire alla bambina, e in questo c'è una trasformazione, che Gesù era tutt'altro che conformista, era un ribelle, tant'è vero che i suoi discepoli a un certo punto hanno pensato che fosse addirittura matto. Sai cosa dicevano di Gesù? Che dicevano? Che era matto. Ma quando mai? Credo, questa è la nostra fede, questa è la fede della nostra Chiesa e noi ci vogliamo di professarla in Gesù Cristo nostro Signore, amen. A questo punto il Vescovo disegnerà e tirerà uno scafo simbolico così. La regista è stata estremamente sensibile a questa crescita spirituale della bambina e è stata capace di rendere questi passaggi anche con una certa suspense. Ciao, bellissimo. Ma quanti anni hai? Gesù, prendimi tra le tue mani e tienimi stretta fino a domani. Non vale, non è una preghiera. Marta, è pronta per la cresima? Sicuramente un film di una regista esordiente, ma di una regista. Nei primi film è difficile vedere una regia così marcata di solito. Forse bisogna aspettare un po'. E invece qui c'è, al di là della soluzione di tutto il film, c'è sicuramente una regista che ha cominciato una carriera. È arrivato il momento clou di questa manifestazione. Il premio alla migliore opera prima. A premiare ancora Silvia Scola. Il premio per la migliore opera prima va ad Aureliano Amadei per 20 sigarette. Evviva!
dovrò, inevitabilmente mi devo confermare, dovrò dire anche qualche stupidaggine, però cerco intanto di dire qualcosa di serio prima di tutto. Sono felicissimo, ho scoperto una manifestazione che non conoscevo per mia ignoranza, perché comunque c'è un'attenzione per questo festival che è incredibile, una capacità di coinvolgere i media, di coinvolgere le persone e soprattutto di coinvolgere la gente. Cioè, guardate che platea, sembra di stare in un'arena Plaza de Toros. Grazie mille. Grazie a te. Questo festival io lo dedico a Mario Monicelli.